Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Spazio Z. Oggi ci troviamo al Technopool Rugby Park. Andiamo a conoscere insieme i ragazzi che fanno parte di questa società, i giovani atleti che giocano a rugby. Andremo a scoprire i motivi per cui hanno deciso di intraprendere questo meraviglioso sport che, ragazzi, vi dico una cosa, a volte è anche molto più rispettoso di tanti altri sport. E ora passo la palla ai ragazzi. Ciao, come ti chiami? Andrea Porcellini. Andrea, ci troviamo proprio su una linea. Che linea è questa? La linea di meta. La linea di meta, siamo in un campo da rugby. Quando è nata la tua passione per questo bellissimo sport? Quando mio padre mi ha preso tipo a 3 anni, mi ha lanciato nel campo e ho fatto adesso giochi. Ti ha proprio Sì, perché lui giocava qua, ha giocato all'università, quindi mi ha detto te adesso giochi. E mi ha preso e mi ha lanciato. E dopo come è continuato? Dopo... ho continuato a giocare, ho cominciato a piacermi, soprattutto perché potevo sfogarmi sugli altri bambini senza che nessuno mi dicesse qualcosa. E dopo, piano piano, è aumentato sempre la passione, sia come sport di squadra. Diciamo che da piccolo ero un bambino abbastanza violento, un po' iracondo, e questo sport mi ha aiutato a incanalizzare l'energia. Ti aiutava, diciamo, a sfogare. Esatto. Ma cerchiamo di sfatare questo mito. Tutti dicono che il rugby sia uno sport, no, un po' più aggressivo rispetto agli altri. Tu cosa mi diresti? No, in realtà. Cioè è aggressivo a livello di contatti nel gioco, ma perché fa parte proprio del gioco. Invece a livello di rispetto, come si può notare rispetto al calcio, dove invece magari gli arbitri vengono, come dire, sempre presi di mira, oppure tutti i giocatori vanno a parlare e gli rompono le scatole sulle loro scelte, invece sul rugby l'arbitro dice una cosa, si fa quello. Certo. Infatti gli si dà anche della terza persona, può parlare solo il capitano, massimo il vice capitano, su richiesta dell'arbitro. Quindi sembra anche molto più rispettoso. Certo, soprattutto perché le punizioni del rugby sono molto più decisive. Per esempio un cartellino giallo, come magari può essere nel calcio, che è solo un avvertimento, nel rugby il cartellino giallo sei un uomo in meno per 10 minuti. Ascolta, raccontaci un po' di queste linee di cui mi parlavi prima. Questa è la linea di meta. Questa è la linea di meta. Quali linee ci sono all'interno del campo? Poi c'è lì la linea dei 5, come si può poco vedere. Più avanti c'è la linea dei 22, ovviamente sì, 22, 5, 10 sono tutti i metri che si distanziano dalla linea di meta. Lì c'è la linea del fuori, dopo. Poi c'è il 22 dai 10, che sarebbe, poi una certa si cambiano, i 10 si intende 10 metri da metà campo, la linea di metà campo, i 10 e così via. 22, 10, 5 metri. Tu in che posizione giochi? Che ruolo Io hai? Io gioco seconda linea / flanker. Ecco, spiego un attimo ai nostri telespettatori sono cosa significa. Sono fra i pesanti della squadra, per così dire. Insomma, sono i numeri quelli bassi. Gioco dal 2, il 4, il 5, Hai il sempre 6, giocato 6. In questa posizione qui? Non proprio. E quando si era più piccolo ovviamente i ruoli cambiavano. Tipo in Under 12 ho giocato estremo, centro, 10, che sono i ruoli quelli più veloci, che sono quelli più abituati a aprire la palla, mentre i ruoli pesanti, quelli che faccio io adesso, sono quelli per mantenere il possesso, insomma, per fare a botte. E quanti anni hai tu? 20. 20, quindi finito le superiori? Finito le superiori, studi ancora? Sto facendo l'università, qua a Pesaro, ingegneria per la sostenibilità industriale. Riesci bene a conciliare sport, famiglia? E studio in questo caso? In realtà abbastanza, perché alla fine le mie lezioni partono dalle 10 di mattina, avendole poi vicino a casa è anche più facile gli spostamenti dopo. Certo. E finiscono alle 6, quindi magari il giorno degli allenamenti vado via un'oretta prima per poi venire qua a puntuale, mentre gli altri giorni non ho problemi. Quindi diciamo è una buona organizzazione. Sì, dai, mi sono trovato bene, ho avuto anche fortuna che è aperta l'università quest'anno qua, sennò se fossi dovuto andare a Ancona, molte delle volte non sei riuscito a venire agli allenamenti. Siamo in compagnia di? Giacomo. Giacomo, ci troviamo su un campo da rugby, raccontaci un po' di questo sport, com'è nata la tua passione. Diciamo, questo sì, è il nostro campo da rugby, è abbastanza bello. La mia passione è nata da molto piccolino, sono qui appunto da più o meno 15 anni, ci sono praticamente cresciuto, inizialmente avevo pensato di venire qui, ho fatto una stagione. Poi ho smesso, così non so perché, e dopo ho provato anche un po' di nuoto, poi ho fatto poco di nuoto e ho ripreso rugby e non ho più smesso. E dopo non hai più smesso. Che cosa ti piace di più di questo sport? Quello che mi piace più di questo sport è il legame che si ha anche tra avversari, cioè che ogni avversario in campo
Cioè di solito ci sono tre tempi, primo tempo, secondo tempo e terzo tempo. Nei primi due tempi si è nemici, si è proprio nemici, sfidanti e tutto. Invece il terzo tempo siamo amici ed è una cosa che ci lega tra squadre, tra tutto. Potrei dire che negli anni mi è sempre rimasto impresso questo, diciamo, questo legame che unisce queste squadre e ci fa conoscere sempre, sempre di più alle squadre. Quindi, come diceva il tuo compagno prima, comunque un grande spirito di squadra, non solo tra di voi compagni, ma anche con gli avversari. Con gli avversari, assolutamente. Tu quanti anni hai? Io ne ho 18, compiuti da poco, da 18. Due giorni compiuti. E sei alle superiori ancora? Sì, ancora sì. Quinto anno, immagino. Quarto? Quarto, sì, perché quest'anno, cioè, la nata dei 5 in quarta. E quindi hai ancora tempo comunque per pensare alla maturità e a quello, sì, che farai ancora, dopo. Ancora tempo. Qualche idea ce l'hai? Qualche idea, pensavo di andare a un'università per studiare l'ipertrofia del muscolo, oppure ad esempio mi è sempre appassionato il movimento, sempre stare fuori alla natura, all'aperto e allenarmi, certo. Sempre piaciuto. Comunque ancora il tempo ce l'hai, quindi... Assolutamente, adesso io ci penso di finire qui, cioè finire questi 5 anni e poi si vedrà. Se dovessi descrivere che cos'è per te lo sport in 3 parole, che cosa mi diresti? Fedeltà, passione e sacrificio. Con i tuoi compagni vi frequentate anche fuori dall'ambiente sportivo? Sì, come aveva detto il mio compagno prima, ci frequentiamo come amici e siamo molto legati a passare del tempo assieme, anche, che ne so, anche fuori dal tema rugbyistico, anche come amici, siamo certo. Molto legati. Questo sicuramente è una parte fondamentale anche dello spirito di squadra e dello sport in generale, dico. Sì, devo dirgli sì, è una cosa fondamentale secondo me. Allora un grande in bocca al lupo sia per il tuo percorso a scuola che sportivo. Grazie mille. Siamo in compagnia di? Gabriele. Gabriele, ci troviamo su un campo da rugby, raccontaci un po' com'è nata la tua passione per questo sport. Allora, la mia passione è nata in Abruzzo, perché è il mio posto d'origine, e è nata fin da piccolo, dai 4 anni, perché era uno sport diverso. Solitamente lì si gioca molto a calcio, sport più popolari. Questo certo. Era uno sport differente che mi ha preso fin dal primo allenamento e dai 4 anni in su poi ho continuato senza mai smettere. Quindi diciamo ti sei cimentato in qualcosa di particolare che poi ti ha appassionato? Sì, sì. E sei arrivato qui? Sì, dopo. Per lo sport oppure per ti sei trasferito? Principalmente per lo sport, perché comunque è una società sicuramente professionale che certo. Ti garantisce anche qualcosa in più per il futuro, però comunque ovviamente dopo vengono tutte le altre cose, quindi diciamo che ci siamo trovati bene anche a livello sociale. Certo, più o meno quanto tempo fa ti sei trasferito? Circa 5 anni fa. E come sei stato accolto? Nella allora, società ma anche nella città sì, di Pesaro? Come ti sicuramente sei la società è stata la cosa migliore, l'accoglienza maggiore, perché ti trovi a conoscere ragazzi che hanno la tua stessa passione e quindi si fa molto, è molto veloce insomma la conoscenza. È un fattore che unifica, diciamo. Sì. Quindi è stato più semplice fare amicizia all'interno della società che magari fuori, in cui certo. Ci sono diverse passioni, diversi interessi e quindi non certo. Sempre si fa. Soprattutto tra gli adolescenti non sempre si fa subito amicizia, quindi in questo il rugby mi ha aiutato molto e sapevo che sarebbe stata la chiave insomma per un inserimento migliore. Hai detto che non sempre appunto è semplice tra gli adolescenti sì. Fare amicizia, hai toccato un argomento importante di cui noi trattiamo spesso, l'amicizia tra ragazzi giovani, piuttosto che come ti trovi in questa società del 2023 in continua evoluzione? Ci sono ancora i veri valori? Li ritrovi nei tuoi compagni? Sì, diciamo che in alcuni ragazzi ancora si riescono a trovare alcuni di questi valori, sicuramente il rugby come è uno sport che ho scelto e ho continuato appunto perché secondo me li mantiene a pieno,
però ovviamente è un mondo che sta cambiando, che anche con i social e con il Covid che c'è stato ha limitato un po' le conoscenze, soprattutto faccia a faccia, quindi certo. Sotto questo aspetto è molto difficile mantenere magari una relazione con altre persone se non sui social, e questo forse ha limitato un po' la conoscenza di altri ragazzi, quindi magari ti trovi ad avere sempre le stesse, a conoscere sempre le stesse persone, rapportarti sempre con le stesse persone, e secondo me questa cosa potrebbe anche migliorare, e spero che il rugby lo faccia anche con i ragazzi che arrivano, i nuovi arrivati, sì, anche più giovani. I social che ruolo hanno nella tua vita? Ce l'hai già un po' accennato, sì. E come possono secondo te influire nello sport? Sono un vantaggio o uno svantaggio a livello sportivo? Sicuramente hanno sia vantaggi che svantaggi, però io credo che ovviamente essendo nato già in un mondo social lo vivo più come un vantaggio, quindi sapendo usare bene i social sia a livello sportivo che non riesci ad avvicinare molte più persone. Soprattutto uno sport come questo, che magari in Italia è un po' meno popolare di altri, e quindi soprattutto i ragazzi, che sono quelli che insomma devono avvicinarsi di più a questo sport, certo. È molto più semplice avvicinarli attraverso i social. Le nuove generazioni soprattutto, sì. Tramite i social si riescono forse a richiamare anche meglio. Ovviamente. Ed è più semplice spiegargli che cos'è lo sport e in questo caso appunto che cos'è il rugby. Ascolta, prima mi facevi vedere come si faceva un lancio, spiegalo anche ai nostri telespettatori così che possiamo imparare tutti. Allora, ci sono due tipi di passaggi. Uno che è quello più semplice, più vicino e più veloce, che è questo, dal basso verso l'alto. Così. E poi un passaggio che si fa un po' più per le distanze lunghe, per dare un po' più di potenza, che in cui la palla si fa girare, quindi così. La tipologia è la stessa, solo che si dà un giro alla palla. Si dà un giro, perfetto. Che aumenta la potenza. Perfetto, allora un grandissimo bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. Ciao, siamo in compagnia di? Giulio Verde. Giulio, ci troviamo proprio sotto la porta, giusto? Sì, 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 sì. E che ruolo hai in questo sport? Io gioco mediano di mischia, sarebbe un ruolo un po' di attacco, direttivo. Diciamo che dirigo un po' gli altri giocatori per andare a fare meta, ovviamente con l'aiuto di tutti gli altri. Hai sempre giocato in questo ruolo oppure ti sei avvicinato recentemente? Sono un paio d'anni che gioco questo ruolo. Prima giocavo un ruolo abbastanza simile, che è quello, diciamo, che mi affianca, ovvero mediano d'apertura. Però mi piace molto giocare mediano di mischia, sono contento di aver cominciato a giocare in questa posizione. Hai detto che dirigi un po' gli altri, diciamo. Sì. È così solo all'interno del campo o anche fuori? Allora, fuori cerco di non farlo troppo, però mi piace anche un po' comandare. Ti viene anche naturale, no? Sì, dentro il campo comandi e anche fuori. Sì, sì, anche con i miei amici, così a livello organizzativo mi piace un po' comandare e battere bacchette, insomma. Oltre a questa grandissima passione, che altri hobby hai? Ho una grandissima passione per la musica e per l'arte in generale, il disegno, la fotografia, così. E riesci a conciliare tutto? Sì, comunque gli allenamenti non sono pochi, ma non sono neanche troppi, quindi poi comunque a me piace da morire stare qui al campo, è un bello spazio, uno spazio verde in cui si respira della bellissima aria, e quindi è anche bello proprio intrecciare anche i propri hobby, anche con i propri compagni di squadra e con certo. Gli altri all'interno di e creare uno spirito, no, di squadra, che è l'importante. Mi dicevi vieni da lontano, giusto? Io sì, vengo da Ancona, è il primo anno che gioco qui a Pesaro. Prima giocavo in un'altra squadra, a Falconara, e ho deciso di venire qua per un po' mettermi alla prova e un po' aumentare il mio livello di rugby e anche per diciamo interfacciarmi con un'altra realtà, ecco. E come ti stai trovando in questa società? Mi sto trovando molto bene, soprattutto la struttura mi piace moltissimo, il campo, sia questo che il sintetico, sono bellissimi, i compagni mi ci sono trovato da subito molto bene e anche il direttivo, diciamo, quelli che dirigono un po' tutta, certo. Che portano avanti la società, sono molto simpatici e molto alla mano, ecco. Certo, sei giovane, quanti anni hai? Io sono del 2003, ho compiuto 20 anni a gennaio, vado per i 21.
studi nel frattempo? Sì, io faccio ingegneria per la sostenibilità industriale qui a Pesaro e diciamo, ecco, quella è un po' più difficile. Quella è un po' più difficile rispetto al rugby. Sì, sì, rispetto al rugby, sì. Ambizioni future, che cosa andrai a fare? Allora, ambizioni future, sicuramente giocare a rugby finché il fisico me lo permette, sempre, perché sono tantissimi anni che gioco e fino al limite di età voglio giocare assolutamente, non voglio mai smettere. E mi piacerebbe giocare a livello molto più alto, qui c'è la squadra in Serie A. Serie A. E ancora non ho debuttato, anche se sarei per età sarei eleggibile, però l'anno prossimo appunto a debuttare e a trovarmi il mio spazio in prima squadra. Allora ti auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti lascio per andarti a cambiare, dato che sei scalzo e devi metterti le scarpe e iniziare sì. a giocare. Grazie mille. Un grande in bocca al lupo. Crepi. Amici, siamo giunti al termine di questa bellissima puntata. Abbiamo conosciuto i giovani rugbisti della città di Pesaro. Tutti molto entusiasti e determinati a continuare questo meraviglioso sport un po' meno conosciuto rispetto al basket e al calcio nella nostra città. Da Rossini TV e da Letizia Moretti è tutto. Adesso, amici, vi lascio perché mi dirigo verso il campo. Mi esercito un po' per una partita.